Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, una nuova makeup review. Questa volta parliamo di Deborah Milano e della collezione per l'estate 2015, tra l'altro legata all'evento dell'Expo, e di Deborah Milano, appunto, la Water Effect Collection, di cui il fil rouge è l'acqua. Tra l'altro questa collezione è in collaborazione, la realizzazione, con un designer italiano molto famoso che si chiama Alessandro Medini, tra cui, grazie al quale è stato realizzato anche un bellissimo monumento di ben 8 metri a forma di rossetto, esattamente come il rossetto che c'è in gamma, messo in questa posizione, nel giardino dell'Università degli Studi di Milano. Allora, che cosa ho acquistato di questa collezione? Partiamo da quello che non ho acquistato, ovvero il Top Coat Occhi Effetto Gel. Perché? Perché ottenete, spendere 10 euro, che si ottiene lo stesso effetto, identico, con un gloss trasparente. L'importante è che non sia arricchito da mentolo, da particelle riflettenti che possono irritare gli occhi. Ma basta un gloss trasparente un po' denso, lo applicate sull'ombretto e basta. In più lo trovo molto scenico come effetto per una fotografia, per un videoclip, ma dopo poco tempo ovviamente dà questo effetto occhio appiccicoso, va nelle pieghe, comunque non è confortevole all'indosso. Poi sono usciti gli eyeliner in gel liquidi che sono effetto vinilico waterproof a lunga tenuta. C'è il nero, il blu, tra quattro colori. Io ne ho scelto uno che non avevo, ovvero il rosa Barbie. Tra l'altro, bellissimo. Mi piace moltissimo il pennellino di questo eyeliner, che trovo sia di una facilità estrema l'applicazione. È fatto in questo modo, vedete, molto sottile, molto appuntito, e in base alla pressione che applicate ottenete una striscia spessa, oppure appoggiandolo e cose viene una striscia sottilissima. Guardate il colore, che meraviglia. E tra l'altro, ragazzi, si fissa veramente benissimo e non mi cretta nelle ore, non mi fa quell'effetto in carta pecorito arricciato che io non gradisco sull'occhio, specialmente perché io ho già l'occhio un pochettino infossato e arricciato di mio. Trovo che questo colore sia meraviglioso e ho apprezzato il fatto che garantiscano 9 mesi di durata contro i 6 che si trovano spesso negli eyeliner. Ombretti in crema, ne sono usciti 1, 2, 3, 4. Io ne ho scelto uno perché ho tantissimi ombretti in crema e alla fine li faccio seccare. Perché a differenza di una palette in polvere, che bene o male la potete conservare più tempo, gli ombretti in crema, ragazzi, si seccano e quindi è inutile averne tantissimi se non li sfruttate quotidianamente. Meglio portare a termine quelli che avete e poi acquistarne di nuovi. Io però ho acquistato il viola della collezione. C'erano poi anche un azzurro, un blu intenso con una punta di viola dentro. Fantastico, è caduto. E un oro spento, carini, tutti carini. Più che altro particolare è la tecnologia legata a questo prodotto, perché non ha la texture classica dell'ombretto in crema compatto, bensì è una texture in mousse quasi, quasi gelificata. Allora, si chiamano Water in Mousse e Shadow e sono anch'essi waterproof e a lunga durata. Questo è un colore, un bellissimo, fatto in questo modo. Questo è un bellissimo colore orchidea. Ho trovato però, in tutta sincerità, i colori un po' poco pieni, nel senso che sì, legati all'acqua, sì, questo effetto di trasparenze, però a me anche nell'ombretto in crema piace l'effetto molto pieno. Queste, ad esempio, sono due passate non sfumate, e con le dita anche. Se lo applicate con un pennello, ad esempio, non so, un duo fibre sintetico, ottiene un effetto un pochettino più wash of color, diciamo. Però l'orchidea così metallizzato mi piaceva molto proprio perché ha un look basico, questo con al di sopra l'eyeliner rosa abbinato al rossetto. E adesso arriviamo al fulcro della collezione, che sono i quattro rossetti in gamma. Il nude e il salmone non sono i miei colori, non sono brutti, non sono i miei colori. A me il rossetto, si chiama proprio il rossetto di Deborah Milano, mi è sempre piaciuto moltissimo perché lo trovo molto confortevole, morbido, satinato, colore pieno, ma molto piacevole l'indosso, particolarmente idratante, e trovo che questi due colori in limited edition siano stupendi. Io ho preso il 3 e il 4. Fucsia! Ma prima di dire Giulia, il solito fucsia dovete vederlo indossato, ve lo faccio vedere.
Allora, secondo me questi rossetti, in particolare di questa collezione, sono una via di mezzo tra i Deborah Milano classici e i Deborah Milano Red Shine, perché si ottiene questo effetto che è leggermente shine, ma non del tutto, ma il colore è presente ed è pieno, comunque sia, ma non è opaco. Li trovo molto belli per l'estate, molto confortevoli, la durata ovviamente non è estrema, però non è neanche scandalosa. E questo è il fucsia. Veniamo al colore numero 4, che è particolarissimo, ragazze. Ed è tipo un viola orchidea. Ci risiamo adesso. Ultimamente sono tarata su questo colore. No, ma questo è veramente bello, ve lo faccio vedere. Perché a differenza degli altri orchidea che vi ho fatto vedere fino ad oggi, non c'è un'alta percentuale di viola al suo interno, quindi non rischiate l'effetto cianottico o l'effetto viola, violetto intenso che non è portabile da tutti, magari non vi sentite a proprio agio. Questo all'interno, secondo me, è un'ottima percentuale di rosa che lo rende molto più portabile. Li trovo facilissimi da indossare anche senza la matita. Non vi ho detto i costi. Sono tutti sui 10 euro, almeno io li ho presi da Coin, li ho pagati tutti 10 euro, 8,90 euro, scusate, l'uno, uno per l'altro. Questo colore anche secondo me con questo look sta benissimo. Ultimamente mi piace molto il color block come tipo di concetto di look. Mi piace molto, ad esempio, non so, abbinare appunto l'ombretto al rossetto e rimanere in questo tono di colore, magari con una riga di eyeliner e in un punto di colore più acceso sulle guance. È un tipo di look che ultimamente sto indossando parecchio. Ragazzi, spero che questa review vi sia stata utile e non mi voglio dimenticare di dire una cosa. Volevo dare un bacione grandissimo e salutare Nadia, lei sa perché la sto salutando. Mi ha contattata su Messenger chiedendomi appunto informazioni su questa collezione e visto che ne abbiamo parlato, avevo piacere di mandarle un bacione e di salutarla. Un bacione a tutte, ragazze!